mamma, mormorò la bambina, quando io ti portai. Chi? Sono l'ispettore Girardi, armi il TC. Brigida, cara, vai a aprire la porta, sbrigati. Buongiorno, ispettore. Ciao, 26. Che buon caffè, un tè, un liquore, un mostacciolo, un panino. Io non c'ho niente, ma che no, io posso... No, 26, niente, c'ho bisogno di fare una telefonata. Anzi, tu mi devi fare un favore, capito? Perché io sto un po' incasinato. Adesso sta attento. Famo finta che io e te stiamo all'aeroporto, va bene? Tu prendi l'aspirapolvere e ti metti qua. Io adesso chiamo mia moglie, va bene? E quando io ti faccio segno, no? Mettete là l'aspirapolvere. Quando io ti faccio il segno, tu annunci un volo qualunque. Da dove te pare, capito? Poi tu dici che il volo è in partenza, va bene? Ecco, e poi fai un sacco di casino. E quando arrivi qua, annunci un altro volo e riparti, ha capito? Pronto, Angelini? Dindo! Volo in partenza per Nueva York! Dindo! Un altro volo già chiamato il volo! Senti, Nico, mi raccomando, andate piano! Dindo! Un altro volo per Londra! Dindon, i passeggeri in partenza linea diretta a Milano Mosca Fresca. Ma non so, parte giorni, due mesi. Dindon, Parigi al cancello 7. Dindon, arrivo al Giumbo da Colleferro. Ciao, un bacione. Dindon, parte il volo della Stella per Cimone. Un altro volo, oddio. Ciao, amore. Allacciate le cinture, che è cascato l'aeroplano. Scusa, ma che compagnia d'aerei c'hai? Ma che è Pizzeffighi Airways, eh? Ma che prima fai cascare un plano e poi fai allacciare le cinture? Ma che ce l'ha con me, ispettore? Io adesso faccio un lavoro pulito, mi sono levato dal giro, adesso ho i miei piatti a campo dei fiori. Vabbè, 26, vabbè. Vendi i piatti. Allora, Hotel Ambasciatori, Albergo Massimo d'Azeglio, Grand Hotel, Gigetta al Pescatore, Trattoria alla Parolaccia. Ma quello è qualche piatto che ci è scappato mezzo così. Senti un po', 26. Tu qua mi devi fare due favori. Il primo favore, quale sarebbe? È il primo favore che tu mi devi ospitare qua per un po' di tempo. Ma qui c'è sta un letto solo, poi c'è sta un divano che è pure stretto. Appunto, tu dormi sul divano, io dormo sul letto, non ti pare giusto? Sono contento. E il secondo favore, quale sarebbe? Che se d'annamo? Sì, non ho portato la trippa per i gatti. Prego, si accomodino. È uno spettacolo bellissimo. È la prima volta che vengono qui. Vogliono un programma? Prego. Ehi, bella, al programma del signore ci penso io. Tu va a lavare i piatti, va? Io sono Arturo, detto Frufru, ecco il programma. Ah, grazie Arturo, quanto devo dare? Ah, gratis per quelli belli. Guarda Arturo che sei una bella sfacciata, sai. I complimenti a mio marito glieli posso fare solo io. Ma io volevo essere solo gentile, accomodatevi, prego. Ah, grazie. Non esagera. Ma voi mi avete costretta a fare vostra moglie. E io voglio che mi portate rispetto. Ma che te sta a inventare? Io sono venuto qua perché c'ho da lavorare. Io c'ho da andagà. Vattene al cesso e là se me fa. Ma a me non me va. Tata dannà. Ma tata dandan tu. Ma va, te la va.